una lunga mattinata di manifestazioni USB. Prima un incontro in quel di Talzano per vivere tutti insieme la videoconferenza che vedeva impegnati il governo e le parti sociali. E poi la manifestazione vera e propria, questo serpentone con tanti, serpentone umano con tanti di camion e di auto con bandiere lungo appunto il perimetro dell'Ilva, un modo pacifico per dire no a questa schiavitù imposta da ArcelorMittal. Intanto Rizzo, l'idea che si è fatto della videoconferenza di questa mattina, cosa ha pensato della posizione dei ministri? Ma l'idea che mi sono fatto non è un'idea positiva. Io credo che tra il governo ci siano ancora i soggetti, come il ministro dell'economia Gualtieri, che non ha capito bene in che situazione stiamo vivendo la fase Arcelor, sia all'interno della fabbrica che all'esterno. Perché continuare a proporre come unica soluzione quella di un intervento pubblico con la multinazionale dentro, cioè noi stiamo dicendo che ok, ti do i soldi pubblici per fare cosa? Perché Arcelor in 18 mesi ha solamente licenziato, maltrattato le persone, non rispettato gli impegni, fermato i piani ambientali, quindi dal nostro punto di vista, come dire, è inaccettabile. Sembra quasi che il governo, lo Stato, abbia paura di staccarsi da ArcelorMittal, non voglia perderlo e quindi soggiaccia ai diktat di Arcelor. No, sembra che il governo abbia due anime all'interno. Da un lato c'è Patuanelli che, come dire, ha una posizione più vicina a quella, secondo noi, dei lavoratori, che parla di nazionalizzazione della fabbrica, perché per noi è l'unico elemento, cioè se vogliamo tenere insieme le due ragioni, salute e lavoro, avendo il tempo necessario per programmare poi il futuro di Taranto, noi abbiamo bisogno, come si dice, di una fase di transizione. Il problema è che gli impianti sono sotto quota minima, il rischio di incidente rilevante o di infortuni gravi è alle porte, e quindi è una situazione che va via via deteriorandosi e paradossalmente, come dire, noi rischiamo fra 20-25 giorni di avere una discussione in cui la fabbrica è completamente ferma, di non avere neanche più la possibilità di ragionare su quello che può essere il futuro. La dico così, il 1,8 miliardi invece di darlo ad ArcelorMittal per licenziare o per fare piani che poi non reggono, lo riversi sulla città di Taranto e magari riusciamo, come dire, a prendere tutti quanti un po' di pace. Parliamo di questa manifestazione, di questo serpentone umano pacifico che si è snodato, detto, con i camion. Beh, è bello vedere i lavoratori uniti, lavoratori che vogliono difendere il proprio posto di lavoro, la propria dignità di lavoratori, ma vogliono difendere la città, il diritto alla vita, il diritto alla salute. Sì, diciamo che noi abbiamo messo in campo questa forma di protesta. Devo dire ben ordinata, civile e pacifica. Dobbiamo anche ringraziare, come dire, le forze dell'ordine che ci hanno, come dire, consentito di fare questa prova in un clima, come dire, molto particolare, l'abbiamo visto anche stamattina. Però noi siamo fatti così, ci piace manifestare, io dico sempre, ci piace manifestare con il sorriso anche rispetto alle situazioni così drammatiche come quelle che stiamo vivendo. È chiaro che però siamo arrivati alla fine, cioè o il governo, così come ha promesso nei prossimi giorni, apre questa discussione e passa dalle parole ai fatti, o il rischio serio è che noi fra 15-20 giorni ci troveremo in una bolgia, perché Taranto rischia di diventare una bolgia. Per concludere, una condizione imprescindibile va posta, lo avete già fatto, ArcelorMittal via da Taranto. Assolutamente, il ragionamento che accomuna, io credo, tutte le anime tarantine, dagli altri sindacati anche al mondo dell'associazionismo: se va via Arcelor, nazionalizziamo, tutti i ragionamenti in campo si possono aprire. Poi, io l'ho detto, nel rispetto delle idee di chiunque, c'è chi come noi dirà accordo di programma, quindi mettiamoci, ragioniamo per la riconversione, altri diranno però la partita ce la giochiamo. Oggi il nostro nemico in comune è ArcelorMittal e come comunità io credo che noi abbiamo l'obbligo di cacciarlo via da Taranto.